Molti dei mieli che vengono prodotti nel nostro paese in Europa derivano dalle foreste, basta solo pensare al miele di acacia, al miele di castagno, il miele di tiglio e molti altri. E un caso specifico di rapporto tra produzione di miele e foreste è quello della foresta demaniale del Cansiglio, nella regione Veneto, una storica foresta che produceva importantissimi legnami nel passato e ancora oggi produce dei prodotti legnosi di grande pregio. Qui, a partire dalla fine degli anni 80, è iniziata un'esperienza pilota che ha riguardato la pianificazione dell'uso delle risorse forestali. Circa 500 alveari hanno trovato spazio in 10 piazzole in modo da poter sfruttare in modo omogeneo le risorse del Cansiglio. L'operazione fin dall'inizio è stata portata avanti assieme alle associazioni degli apicoltori che hanno trasferito apiari nomadi dei loro soci nell'ambiente del Cansiglio durante la stagione estiva. La cosa importante è che in questa foresta si è arrivati, essendo una foresta certificata, si è arrivati a collegare anche la produzione del miele alla certificazione forestale. Quindi per la prima volta al mondo dal Cansiglio è uscito un miele certificato con uno schema di certificazione forestale. La cosa positiva è che il miele, visto quanto viene apprezzato dai consumatori, è diventato un messaggero, quindi il nome Miele del Cansiglio ha accompagnato con sé la parola Cansiglio e quindi legno del Cansiglio, prodotti caseari che vengono dagli allevamenti dell'altopiano del Cansiglio. Ecco, quindi c'è questo legame molto stretto tra un prodotto sicuramente secondario che però può attivare delle economie importanti collegando il resto dei prodotti della foresta.